Ho detto stasera chiaramente che le porte al PDL in Lombardia non sono chiuse, le nostre proposte sono note, il 75% delle tasse devono rimanere qui, bisogna costruire l'Euroregione e cancellare subito l'IMU. Chiedo su queste proposte di sapere qual è la posizione del PDL e se vuole sostenermi su queste proposte ben vengano. L'11 di gennaio vanno depositati i simboli, le coalizioni, quindi quella è la data limite entro cui c'è ancora un piccolo margine, io credo, per verificare la possibilità di fare un'alleanza in Lombardia, ma io sono l'unico candidato che può battere la sinistra. Se non si vuole regalare la Lombardia alla sinistra, bisogna sostenere il candidato Roberto Maroni. Ma si è chiarita, la discesa in campo di Monti ha fatto chiarezza. E penso che non andrà molto lontano, visto il sostegno che ha, cioè Casini, Fini e qualche ex di qualche altro partito. Penso che sia una scelta sbagliata e comunque per noi Monti vuol dire tasse. Monti vuol dire tasse, 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 quindi è l'avversario che noi vogliamo contrastare. In Lombardia poi Albertini e Ambrosoli, tutte e due si rifanno a Monti, quindi più facile di così, sono la stessa cosa. Berlusconi, l'ho detto e lo confermo, noi siamo al governo in Lombardia da 12 anni e la Lombardia con questo governo, Lega PDL, ha fatto tante buone cose, un'esperienza di governo che io voglio continuare, al netto ovviamente della pulizia che serve fare, che bisogna fare per cacciare e tenere la criminalità organizzata fuori, però i punti sono questi qua, PDL li conosce bene, c'è qualche giorno di tempo ancora a disposizione, passato diciamo l'ultimo dell'anno, la baldoria dell'ultimo dell'anno, nei primi giorni si dovrà capire, si dovrà chiudere, c'è, ripeto, la porta non è chiusa, è quasi chiusa ma non è chiusa del tutto. La nostra posizione è quella, Maroni candidato governatore della Lombardia con il suo programma che prevede il 75% delle tasse rimangano qua, si fa l'Euroregione, si abolisce l'IMU. Su questo programma c'è l'accordo e il sostegno del PDL, ben venga, altrimenti ognuno seguirà la sua strada. Penso che sia un esercizio utile anche per il PDL sostenermi, per evitare che la Lombardia finisca nelle mani di Vendola, di Pisapia e di questa borghesia, pseudo borghesia radical chic, che, o di un partito, il PD, che non è capace neanche di esprimere un proprio rappresentante, deve andare a pescare qualcuno che non ha nessuna esperienza amministrativa ed è così. Avere la presidenza della Lombardia assieme al Piemonte, al Veneto e al Friuli e fare l'Euroregione, chiunque sia al governo a Roma non mi interessa, perché avremo una massa critica tale, una forza tale che potremo condizionare chiunque sarà al governo a Roma, destra, sinistra, sopra, sotto, non mi interessa. Per la Lega l'obiettivo è il territorio, il governo della Lombardia. Tutto, prima il nord vuol dire che tutto il resto viene dopo. Quindi prima chiudiamo il nord e tutto il resto viene dopo, ma prima chiudiamo la partita della Lombardia.